Paletti severi sul fronte dei vaccini. Dal 10 marzo i genitori che non hanno presentato alle scuole la certificazione originale sulle vaccinazioni dei figli vanno incontro a sanzioni previste dalla legge Lorenzin, che arrivano fino all'esclusione da scuola per i nidi e quelle dell'infanzia. Negli asili, quindi, i bambini sprovvisti di certificato non potranno entrare. Nelle altre scuole, invece, in questi casi è prevista solo una sanzione pecuniaria e gli alunni potranno entrare lo stesso in classe. Secondo l'Associazione dei Presidi, il problema è soprattutto nella scuola primaria, dove i non vaccinati potrebbero restare a contatto con gli immunodepressi, i quali non sono tutelati da questo tipo di previsione normativa. La legge varata nel 2017 prevede che negli asili nido e nelle scuole materne i bambini non in regola con i 10 vaccini obbligatori indicati dal provvedimento non possano entrare in classe, mentre per le elementari e per le medie si va incontro ad una sanzione fino a 500 euro. Una proroga come quella richiesta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini sarebbe la seconda, dopo quella di un anno accordata dalla maggioranza nel 2018. Secondo una stima della Società Italiana di Igiene, almeno per alcuni vaccini si sarebbe superata l'immunità di gregge, ossia la protezione indiretta che si ha quando la vaccinazione di una parte significativa di una popolazione tutela anche agli individui che non hanno sviluppato direttamente l'immunità. Intanto è in discussione in Parlamento il provvedimento relativo al cosiddetto obbligo flessibile, secondo il quale la vaccinazione è obbligatoria solo in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell'immunità di gruppo.